4 nel Regno Unito, la situazione attuale nel Regno Unito. Nel 2017, delle 2,1 milioni di persone che lavoravano nel settore tech, per esempio, solo 17% erano donne. Allora ci c'è molto lavoro da fare. Però non basta parlare del problema di quanto siano ancora poco rappresentate le donne in ambito scientifico e tecnologico o di quanto sia positivo il ruolo delle donne nei vari campi della scienza e dell'innovazione. È ancora più importante parlare di quali possono essere le soluzioni. Le soluzioni per colmare questo gender gap ancora visibilmente marcato. Per darvi un esempio dei provvedimenti, delle risposte dalla parte del governo e delle istituzioni private. Innovate UK è il dipartimento che si occupa di innovazione. Innovate UK. Diversi studi dimostrano che le aziende con maggiore diversità di genere hanno il 15% delle probabilità in più di ottenere buoni risultati finanziari. E le aziende di cui viene promosso l'elemento della diversità hanno il 70% in più delle possibilità di penetrare i mercati internazionali con una maggior chance di scale up, di ingrandirsi e trovare nuovi partner globali. Innovate UK ha quindi lanciato nel giugno del 2016 la campagna Women in Innovation, attraverso la quale ha convinto molte donne di successo nel campo dell'innovazione a condividere le proprie esperienze con altre donne agli esordi delle loro carriere. E Innovate UK si sta impegnando in questi programmi per assicurarsi che la voce delle donne venga ascoltata, che ci sia un sostegno finanziario e quindi un'autostima adeguata a fare in modo che le loro idee diventino in realtà un business di successo. Sono infatti moltissime le donne di successo che lavorano in ambienti tradizionalmente maschili, alcune sono presenti qui oggi e noi abbiamo voluto e continuiamo a lavorare con i nostri colleghi e colleghe italiane per far sì che queste testimonianze vengono ascoltate e che disuguaglianze di genere diventi presto solo un ricordo. L'esperienza di Gamba Donna è un'associazione che da 15 anni si occupa di valorizzare l'imprenditoria femminile e di creare tra l'altro un premio annuale, il premio Gamba Donna, nel quale vengono premiate le imprenditrici più innovative. Quindi, e la metà di quelle che lo trovano lasciano la loro dopo il
tasse per non pagare di meno. Eppure le donne a scuola e all'università sono di più le donne che si laureano, sono di più quelle che si laureano in corso, ma il meno del 30% nei ricercatori, questo è un dato che è vero, è donna. È evidente che alla fine del percorso di studi succede qualcosa. E serve mettere in campo tutte le iniziative, tutte le nostre energie, nel caso vedete tutte le istituzioni rappresentate a questo tavolo, ma molto che dovete fare voi, per cercare di sovvertire questo trend. Che cosa stiamo cercando di fare nella Regione Lazio per dare supporto alla genesi di nuove iniziative nel campo delle tecnologie per le ragazze e per le donne che si vogliono mettere in campo con iniziative e attività imprenditoriali, ma anche in settori consueti, anche in settori consolidati dove però l'innovazione può trasformare e metodi e codici per fare le cose fatte diversamente, fatte in modo innovativo. Abbiamo messo in campo nei nostri spazi attivi che sono degli altri con l'innovazione della social innovation su tutto il territorio e degli sportelli dedicati all'imprenditoria femminile, all'imprenditoria femminile innovativa, con percorsi di supporto e di accelerazione, come si dice nel gergo, delle start-up per creare nuove imprenditorie con maggiore probabilità di successo e che se fosse condotta in modo autonomo. Abbiamo fatto una giornata di coding di sviluppo software che abbiamo chiamato Ada Lovelace. Ada Lovelace è stata la prima programmatrice al mondo ed era per ragazze tra i 7 e i 17 anni. Insegnando loro a sviluppare software. Abbiamo fatto due edizioni che abbiamo chiamato Scegliamo di contare, un doppio gioco sul contare, nel senso dei numeri, ma anche di contare della vita, l'abbiamo fatta nell'ottica dell'8 marzo, dove abbiamo ospitato diverse testimonial di donne con carriere pubblicamente esterne, sia di imprese, esperienze lavorative di successo nel mondo delle STEM, sia italiane che estere. L'ultimo intervento non c'entra molto con le tecnologie, ma ve lo do lo stesso. È il 25 novembre, quello che vede la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E come Roma Capitale abbiamo deciso il primo 25 novembre che in ogni nostra seduta di giunta ci sia un posto occupato. Un posto occupato che dedichiamo a una donna che avrebbe potuto essere seduta lì, ma purtroppo esiste il problema del femminicidio, non solo nel nostro paese, ma è un posto che teniamo fisicamente occupato per ricordare alle donne che dopo il primo schiaffo sarebbe bene che lasciassero perdere l'uomo conquistando e agli uomini magari di non dare neanche il primo.